qualche tuono echeggia in lontananza, oltre i boschi intorno a Yad Vashem, il museo della storia della Shoah a Gerusalemme, nell'aria calda che minaccia temporale, ma non mantiene. Per i viali alberati del Giardino dei Giusti tra le nazioni, scivolano lente e in silenzio le biciclette degli atleti dell'Israel Cycling Academy. La squadra, che quest'anno parteciperà per la prima volta al Giro d'Italia, si ferma davanti alla carrozza del treno, oggi monumento alla memoria della deportazione, su un binario che termina sospeso nel vuoto. Poi i ciclisti rimontano in sella e proseguono fino al Muro dell'Onore, dove sono scolpiti i nomi di tutti gli uomini e le donne, di ogni nazionalità, che hanno salvato una o molte vite di ebrei dalle persecuzioni nazifasciste e dalla Shoah. La pedalata commemorativa in onore di Gino Bartali, il cui nome è inciso sulla parete in pietra di Gerusalemme dal 2013, è terminata al cospetto di Gioia Bartali, nipote del ginettaccio a cui la prima tappa del Giro d'Italia 2018, quella di Gerusalemme, è dedicata. Gioia, avvolta nell'abbraccio affettuoso di una folla intervenuta per partecipare alla cerimonia, accolta dall'ambasciatore italiano in Israele Gianluigi Benedetti e dal presidente onorario del Big Start del Giro d'Italia Sylvain Adams, ha ricevuto dalle mani di Avner Shelv, presidente di Yad Vashem, il certificato di cittadinanza israeliana commemorativa per il nonno. In rappresentanza della famiglia, parla in italiano la nipote di Gino Bartali, intervenuta per ribadire che al di là della sua storia, io sono la testimonianza della grande umanità e della grande bontà di mio nonno Gino. Gino Bartali è stato un grande campione dello sport, continua, ma oggi soprattutto è ricordato perché è un grande campione della vita. Mio nonno era un uomo di pace. La commozione che le spezza la voce la costringe a concludere il discorso. Irena Steinfeld, direttore del Dipartimento dei Giusti tra le Nazioni, promette a Gioia Bartali: tutti noi ci prendiamo l'impegno di ricordare il tuo eroico nonno. Questa è la storia di un uomo giusto, ha ricordato l'ambasciatore Benedetti, che, in un'Europa immersa nell'odio e nell'ingiustizia, decise di non rinunciare a rendere il mondo un posto migliore, Taikun Olam, come si dice qui. Una dimostrazione di coraggio, altruismo, saggezza, e, nel caso di Gino Bartali, un enorme sforzo fisico, continua l'ambasciatore italiano. La storia di come Bartali abbia salvato tanti ebrei italiani è nota non tanto attraverso le parole del campione, era solito ripetere che le buone azioni si compiono, non si raccontano, quanto grazie alle testimonianze di alcuni degli ebrei da lui salvati. Sappiamo bene, ha concluso Benedetti, che non tutti avrebbero fatto quel che ha fatto lui. La targa apposta all'inaugurazione della pista ciclabile Gino Bartali. La pista ciclabile nella foresta di Aruvita è torrido, il caldo e anche il paesaggio. Intorno alla chiazza verde della foresta di Aruvit, presidio del Keren Keyemet Israel, la più antica organizzazione ecologica al mondo, fondata nel 1901 con la missione di trasformare zone desertiche in meravigliose terre verdi. Vedi che eredità lascia il bene, sussurra quasi tra sé e se Gioia Bartali mentre scopre la targa che il KKL ha fatto apporre all'inizio della pista ciclabile che attraversa il bosco, da oggi intitolata alla memoria di suo nonno Gino Bartali. Accanto a lei l'ambasciatore italiano in Israele Gianluigi Benedetti e il presidente di KKL Italia Sergio Castelbolognesi. Israele ha tributato tutti i riconoscimenti possibili al campione italiano che durante la Seconda Guerra Mondiale ha salvato la vita a centinaia di ebrei trasportando, nascosti nella sua bicicletta, i documenti falsi che garantivano via di fuga e protezione. Dal 2013 il ginettaccio è un giusto tra le nazioni ricordato a Yad Vashem, il museo della storia della Shoah a Gerusalemme. Da mercoledì Bartali è cittadino onorario di Israele. Oggi il KKL affida alla sua memoria una pista ciclabile a metà strada tra Tel Aviv e Beersheba, ben nota e frequentata dagli appassionati di bicicletta. Questa è l'ennesima dimostrazione di affetto, ringrazia Gioia Bartali con la stessa sincera emozione di ieri a Gerusalemme. Fra tutti i tributi riservati a Bartali, qui seguirà ancora la piantumazione di un albero in suo onore, in un altro bosco pochi chilometri più in là. Questo è il progetto che più si identifica con la personalità di mio nonno, che amava tantissimo la natura. Ogni volta che correva, raccontava a mia nonna i posti che visitava e le diceva: ho visto dei posti bellissimi, spero che un giorno li rivedremo insieme. Mio nonno, se fosse qui, sicuramente direbbe: caspita, avete fatto veramente un grande lavoro. Questo è un progetto che invita veramente le famiglie a prendere le biciclette e andare. E infatti, dopo aver ricevuto in dono la maglietta della Israel Cycling Academy, Gioia Bartali, l'ambasciatore Benedetti e il presidente Caso.